Tutti sulla stessa barca, tutti nella stessa direzione. In Serie D non si deve riprendere. È il parere degli allenatori delle squadre pugliesi intervenuti sul Canale 85 nel corso della Puglia nel pallone. È semplice capire come in Serie A determinati protocolli possono essere seguiti alla lettera, in Serie D, ma anche in Serie C, io penso che diventi un po' complicato mantenere quel tipo di protocollo, cioè fare tamponi ogni settimana, sanificazioni 2 volte la settimana negli spogliatoi. Sono spese che io penso che in Serie D si faccia fatica a sostenere. Quindi vediamo, noi di Serie D siamo un po' l'ultima ruota del carro, quindi vediamo un po' cosa ci riserveranno. Oggi fare dei tamponi e avere il protocollo che hanno in Serie A e rispettare questo protocollo sia un pochino, non dico difficile, ma penso che sia impossibile, perché un conto è la Serie A, un conto è la Serie B e un conto è la Lega Pro e la Serie D. La salute viene prima di tutto, è uno slogan che si ripete in continuazione, ma è la pura verità. È chiaro che nel momento in cui si dovesse giocare, significherebbe che il virus l'abbiamo, non dico fermato del tutto, però l'abbiamo quasi eliminato. Pure penso che è molto molto difficile, quanto quello che stiamo attraversando è un momento difficilissimo. Per riprendere come si sta leggendo, come si sta sentendo, la Serie D ha bisogno di molte cose per poter riprendere. Perciò io penso che sia molto difficile. Noi sportivi c'è sempre molto, molto ottimismo, no? Però man mano che è passato il tempo, diciamo che questo ottimismo si va sempre più spegnendo, anche perché i dati, per quanto possano essere relativamente in calo, non è che ci danno la piena certezza di poter riprendere. Il virus ci sta facendo chiaramente capire come sia quasi impossibile riprendere per la nostra categoria. Sicuramente abbiamo tanta voglia tutti di tornare in campo, questo è sicuro, però dobbiamo essere realisti, i numeri oggi non sono dalla nostra parte, non ci sono le condizioni.